Siamo con Gigi Baranta, allenatore del Macomere, confermatissimo dopo la straordinaria salvezza, possiamo dire, dell'anno scorso. Ha preso la squadra ultima in classifica, è riuscita a portarla fuori dai, insomma, dalle sabbie mobili dopo quella partita contro il Palmas che, insomma, avete rischiato di combinare un pasticcio, no? Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta il fatto che abbiamo fatto una rincorsa grandissima. Eravamo ultimo al girone di andata, siamo riusciti con grande sacrificio, con grande applicazione dei ragazzi a raggiungere l'obiettivo che era quello di rimanere sulla prima categoria. Certo. E adesso ci siamo. Ecco, quest'anno state ripartendo con rinnovate ambizioni, un direttivo allargato, una squadra fortemente macomerese, possiamo dire, sì, no? Sì, la squadra è solamente macomerese, con 23 elementi locali più 2 elementi di Sassari, Doro e Mura, no? che sono stati con noi lo scorso anno, quindi con noi hanno sofferto fino alla salvezza. Era, a parte il valore dei ragazzi, è giusto la riconferma degli stessi. Poi per gli altri è solo una politica locale, inserendo solo i giovani del posto, visto e considerato anche che siamo in collaborazione con la società, con la scuola calcio di Macomer, quindi con i Pizzinnos, no? Con Pizzinnos, sì, abbiamo fatto questo accordo dove non c'è altra politica che quella dei giovani e del prodotto locale. Ecco, non è un caso che questa scommessa, questa sfida sia stata lanciata dall'associazione Vecchie Glorie del Macomer. Evidentemente c'è una voglia anche qui a Macomer di passione, di attaccamento alla maglia, che si sta un po' perdendo anche nel calcio di tantissimo. Non ci sono altri obiettivi, perché l'economia è quella che è, purtroppo è l'unica fonte di sinergia che si può avere. Non ci sono più risorse economiche da nessuna parte, ci sono grandi società, gloriose società, che non riescono a iscriversi. Noi crediamo in quello che è il prodotto locale, e questa è la politica. Senza grandi ambizioni vogliamo portare avanti questo progetto, cercando di raccogliere il massimo con lavoro. Ecco, a proposito dei prodotti locali, siete riusciti a mettere insieme tre attaccanti del calibro di Antonio Arbau, Paolo Uras, che c'era già l'anno scorso, che vi ha salvato a son di gol, e poi è arrivato anche Leo Scano, che sulla via del recupero, insomma, potrebbe fare un tridente, niente male. Sono, come dicevo prima, abbiamo fatto solo esclusivamente politica macomerese. Leo Scano insieme a Maurizio Busso sono venuti a darci una mano, integrando, insomma. Sì, no, a parte integrando, ma stanno recuperando dagli infortuni un pochettino seri. Cerchiamo di recuperarli nelle prime giornate di lavoro di campionato, e poi siamo nella politica sempre che il lavoro forse alla fine pagherà. Noi crediamo molto in questo progetto, crediamo molto nel lavoro, crediamo molto nell'applicazione dei ragazzi. Certo, questo certo. È il nostro credo, e su questo portiamo avanti il nostro progetto. Ecco, mister, sarà un campionato, questo girone C di prima categoria, dove che si annuncia molto competitivo, con diverse squadre che si sono attrezzate. Abbiamo sentito, insomma, parlare molto bene della Montalbo, dell'Arborea. Voi come vi collocate in questo contesto? Noi veniamo da quello che è stato la sofferenza dello scorso anno. Cerchiamo di fare qualcosina in più dello scorso anno. Non abbiamo progetti ambiziosi di nessun genere. Abbiamo, come vi ho detto prima, abbiamo una squadra che è formata, è un mix di giovani, dove chiedono il supporto dei 3 o 4 ragazzi più anziani, e su questo noi lavoriamo. Non posso promettere niente, anche perché non conosco i movimenti che ci sono stati in questo periodo estivo. Il campo dirà, insomma, sì, poi. Poi alla fine non contano i nomi quanto la voglia dei ragazzi di combattere sul campo. Alla fine è certo che il livello tecnico potrebbe anche uscire, però se non c'hai la volontà, la voglia, la determinazione, la cattiveria agonistica, alla fine paga poco. Noi stiamo costruendo il nostro progetto proprio sul lavoro, questo è il nostro credo, e di questo ne faremo la nostra
la nostra arma su tutti i campi. Certo. Per chiudere, ricordiamo solo un precedente: l'anno scorso il Tonara ha vinto con una squadra praticamente fatta in casa, quindi speriamo che questo sia, come dire, un insegnamento che altre squadre prendano anche in futuro. Non ci sono, a Macomer non ci sono altre alternative, o perlomeno in casa Macomer, questa era l'unica soluzione. Abbiamo trovato, dobbiamo ringraziare tutti gli esercizi commerciali che sono venuti in aiuto, hanno creduto nel progetto, credono nel progetto di Macomer, credono nella politica dei giovani, siamo tutti quanti macomeresi, cerchiamo di riportare i macomeresi allo stadio, questo è il nostro obiettivo principale. Certo. Grazie mister, in grande in bocca al lupo per il campionato. Grazie a voi.